Buongiorno, buongiorno. Allora, è domenica mattina, domenica 4 dicembre e sono andata a fare la spesa. Ma siccome non ho fatto una spesa, sì, al di là dello stendino che sta qui per causa albero di Natale e la pazzoide che con il pazzoide che cercano di giocherellare, mamma mia. Ho fatto la spesa e praticamente ho fatto la spesa, sia una piccola spesa per noi, che quella per i cesti di Natale, quindi siccome sono cose un pochino diverse ve le volevo far vedere. Allora, parto dalla spesa, diciamo, normale e abbiamo preso, era finito lo Scottex, quindi ho preso due pacchi di Scottex. Poi, questi qua in realtà li ho presi soltanto perché erano in offerta e sicuramente dovremo andare in qualche casa, queste feste, quindi porteremo, insomma, panettone o pandoro, quello che sia. Ho preso questi due così sto a posto in eventuali casi, insomma, per eventuali casi. Poi ho preso questa baguette che, se non sbaglio, è piena di semi e semini, perché sì, anche a me piacciono i semi e semini. Poi la pasta de cecco che era in offerta, ho preso questi qua, i tortiglioni. Poi ho preso la carta igienica, oh che bello, questa del Simpli. Ah, non ve l'ho detto che sono stata al Simpli, comunque sono stata al Simpli. Altra carta igienica. Poi ho preso i mini burger vegetali, buonissimi, questi me li porto sempre al lavoro quando devo pranzare fuori. Sì, lo so, potrei farmeli, però io ultimamente non ho tempo neanche di respirare, quindi. E questi che sono più grandi, sono quelli ai carciofi e pomodori secchi. Oh, sì. Veramente volevo quelli ai fagioli borlotti, ma sembrano essere spariti. Queste fantastiche merendine salutari per Christian, che si è scelto lui come fanno i bambini, che io odio principalmente, non mi piacciono. Poi abbiamo i taralli al sesamo, che sono quelli che preferiamo. Ne abbiamo prese due confezioni. Latte, ultimamente prendiamo questo qua parzialmente scremato perché costa molto meno rispetto a quello di riso. Lo so che non è la stessa cosa, però diciamo che per quanto ne beviamo, perlomeno io che ne bevo una tazzina di caffè, può anche andare bene. Tra l'altro, nemmeno tutte le mattine. Poi abbiamo fatto scorta di vari pesti, nel senso che quando io non ci sono a casa, quindi quasi sempre, Christian si arrangia in questo modo. Erano i tempi in cui facevo i sughi e glieli congelavo. In realtà dovrei ritornare a fare queste cose, però ecco, sono leggermente impegnata. Quindi si è preso peperoncini, no, scherzavo, peperoni e noci. Poi radicchio e speck. Logicamente non mangerà tutto il giorno il pesto, tutti i giorni il pesto, però insomma si è fatto un po' di scorta di pesti, quello normale. E questo qua rosso. Ok. Poi ho preso questi cioccolatini che devo inserire in una, insomma, in un regalo, quindi ho preso questi. Poi mi ero finita il lievito per i dolci, ne ho prese due confezioni, così sto a posto per un bel pezzo. Ho preso anche questa pasta Vogliello che era in offerta. E questa pure è uguale. Credo sia uguale. Sì. E basta, questa è la spesa per casa. Adesso vi mostro quello che ho preso per i cesti che faremo, che sono veramente cose fichissime e particolarissime. Allora, innanzitutto ho preso queste qua, che sono delle clip bellissime. Costavano solo 1 euro a pacchettino. Ho preso queste con le renne e queste con le stelline, sempre per i regali di Natale. Poi i pacchi che faremo saranno principalmente tre, i cesti. Tra l'altro ho preso anche i cesti da Happy Casa, poi vi faccio vedere quello che ho preso da Happy Casa. E abbiamo come tradizione il cotechino, quindi questi sono tre cotechini identici. In un cesto metteremo, tanto le persone a cui andranno questi cesti non vedranno mai i miei video, quindi sto tranquilla, il liquore alla nocciola. Poi metteremo in un altro il liquore al pistacchio, logicamente seguendo i gusti di chi riceverà il pacco. In un altro ancora metteremo il callipo, anzi. E questi qua sono filetti di tonno pescati a canna, credo, c'era scritto perlomeno biologico, con olio biologico.
poi per qualcuno che è fanatico, come dire, Cristian, delle robe di cinghiale, insomma, tra l'altro, Norcineria è da Norcia, quindi sta roba, sì. Meglio così li aiutiamo un po', poracci. E sono salsicce di cinghiale con, praticamente qua sotto c'è il ragù di cinghiale già pronto. Ci sembrava una cosa particolare, una cosa carina, poi il fatto che venga da Norcia ci fa ancora più piacere. Poi abbiamo preso questi, che io non so che cosa siano, però sotto consiglio di Christian, si chiamano i lampascioni, credo siano delle cipolle, ora non vorrei dire cose strane, insomma una simile cipolla sott'olio. Poi ho preso il couscous, perché una di queste persone ama il couscous. Poi ho preso le noci, e che metteremo in tutti e tre i cesti, quindi sono tre pacchi di noci. E vale lo stesso per questi torroni, che pure sono tre, perché andranno in tutti e tre i cesti. Allora, li ho messi qua. Questo è uno dei cesti che regaleremo, vedete all'interno, in mezzo ho messo quella sorta di porta cioccolatini carinissimo, e poi tutte le cosine intorno. Sono soltanto due perché uno dei cesti, insomma, la persona che lo riceverà guarda i miei video, quindi non ve lo posso far vedere, e il secondo è così. Come vedete ho messo la paglietta sotto e tutte le cose intorno, qua c'è un porta cioccolatini in bella vista. E... ah, ma io non vi ho fatto vedere le cose che ho preso da Happy Casa. Oddio. No, perché sto registrando questo pezzo in un altro giorno, perché non ho più avuto tempo poi di fare le cose. Quindi è un ho preso questo porta cioccolatini così, e questo qua che è fatto così di coccio però aperto. E poi ne ho preso anche un altro, però come appunto vi ho detto non ve lo posso far vedere. E poi ho preso i cesti, la carta questa qua trasparente, e la paglietta sotto, appunto questa qua, proprio di paglia, perché quella di, come si dice, tipo fatta così, non mi piace perché vola ovunque. E quindi niente, penso che questi cesti siano un'idea regalo molto originale, anche fatti così, perché comunque almeno c'è un regalino all'interno e poi c'è del cibo intorno, che comunque fa sempre piacere, perlomeno noi li regaliamo magari ai nostri genitori e nonni, e quindi sono dei regali che piacciono sempre, una cosa che potete fare ogni anno senza star lì a uccidervi la mente. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!